Interland, il destro, la sblocca subito. Mattia Russo, pallone scodellato con un lob dalla parte di Larry Nanetti. Vediamo un po' Nanetti diretto in porta, Merolla. Tambone adesso per Interlandi, parte il piazzato. Interlandi, ma c'è una soluzione di Sordini che però non è soddisfacente. Allora Rigna prova a puntare tutto, alla fine viene fermato un rimpallo, poi Interlandi, Nanetti apre direttamente col sinistro Mattia Russo, poi fa passare dei secondi e tiene lì il pallone. Mattia Russo è riuscito a evitare Kubides, entra in area di rigore, tocco dentro Sordini, manca il tapin clamorosamente, no, lo mette, che manca, chiedo scusa, ero stato ostruito, c'è gol di Sordini. Lomba, riesce a incurgere, a calciare, Larry Nanetti lo ferma. Occhio Nanetti, vince due contrasti, poi vediamo se tiene la palla in campo o no. Vediamo cosa prova a fare Sordini, vuole puntare Kubi, il rimpallo lo sfavorisce, parte il colombiano, la suolata, Interlandi, sporca il pallone, Lombardelli lo mette al sicuro per un istante, poi arriva Sordini, è una buona idea. Buono l'intervento anche del gunner qui. Poi Nanetti nello spazio, trova un pertugio per Sordini, poi viene arrestato da Rigna. Mattia Russo alza il lob, Sordini controllo, poi destro, Merolla con coraggio. Diamo la battuta di Sordini per Interlandi, vorrà centrarsi, calcia diretto, Merolla ancora in corner. Battuta su Larry Nanetti, andiamo un po', sfida Rigna, riparte. Interlandi ha recuperato la sfera, prova a puntare Ducci, arriva Sordini, il tocco è difficile per Nanetti, prova a ridargliela indietro, c'è l'omba che la acciuffa, allora Rignanese, 2 contro 3. Attaccato da Nanetti e Mattia Russo, non è semplice lì. Bianca. Ottiene comunque la rimessa, vede Ducci sul secondo, cerca l'omba sul primo, rimessa. Rigna vede Kubi, va a servirlo sul secondo, vediamo, è alta, Kubi può solo colpire di testa, neanche granché bene. La partenza di Sordini, la tiene in campo contro Kubi, destaria Mattia Russo, rimorchio Ducci a interrompere il pallone, il passaggio che era arrivato a Visconti, intanto la puntata non va, attenzione perché si può spaccare la situazione da questa parte con Larry Nanetti che la dà a Mattia Russo, Kubides fa ostruirgli il primo palo, Nanetti con il destro, però la mette giù e l'omba spazza. Dalla bandierina sta andando Mattia Russo, Lombardelli ammazza i tempi della gara allacciandosi uno scarpino. Pronto Mattia Russo, è un tiro in porta, Ducci è pronto apposta, lì alla distanza, al limite della distanza. Lombardelli per Kubi che allarga su Rigna, c'è Sordini ma lo elude molto bene Rignanese, avanza l'ex Tartos messo all'angolo, poi grande intervento di Sordini stesso che prova ad andarsene mentre Kubi si recupera e lo respinge, rinvia però il suo assalto, ecco Sordini in profondità molto bene per Nanetti, vediamo col sinistro dentro il pallone Mattia Russo ed è un grande gol dei Gunner, 3-0. Entrato Tracina, prova a dar manforti ai suoi, il tocco fuori, Rigna, poi ancora Tracina, un rimpallo e non entra incredibilmente il pallone, che ha sfocato. Sordini, grandissimo dribbling su Kubi, pallone dentro, Mattia Russo, sta diventando una festa. Nanetti, ricomincia da Visconti, dribbla l'omba, intervento di Ducci non basta. Visconti dall'altra parte per Coccia, al volo Visconti, poi Rigna, però capisce che è troppo, se la prende e ottiene anche una seconda chance sul rimpallo. Kubi prova l'intervento aereo ma c'è Tambone che già più di una volta si è mostrato interessante in porta. Visconti, Nanetti, Rigna poi sta andando verso la porta, Kubides, io lo damo, Kubides prova ad andarsene, ecco il colombiano, verticalizzazione per l'omba, deve girarla, Tambone, l'omba vuole riprendersi il New Team, ma finalmente sembra essersi un po' svegliato, Fabrizio Ducci, entra anche lui a dar manforte, hanno perso Tracina per un infortunio, la possibilità per l'omba adesso col tacco, poi se ne rimpossessa, Nanetti lo depreda, la riprende l'omba, mette dentro, male, neanche troppo perché angolo, serviamo ancora l'omba con il destro, tiro cross, Sordini, fallo di mano, Rignanese, gol la trivela, un bellissimo gol di Rignanese. Tambone, prosegue, tocca per Visconti, Visconti dentro per Coccia, vediamo che fa, limite dell'aria con la suolata, poi colpo di tacco, Tambone, Merolla. Fuori il pallone per Coccia, Lombardelli astutamente glielo toglie, poi Kubides, Rigna deve azzeccare il tempo, lo fa ma arriva Sordini, poi Kubides prova a intervenire di persona, niente, Coccia la tiene con sé, Rigna poi va a sporcare, ancora Coccia a tenerla con sé, Sordini, Coccia, sporca Rigna, il pallone ancora da quelle parti lì, Visconti, c'è uno scontro, Bonario al centrocampo, vediamo cosa fa da questa parte Sordini, mentre Tambone va a mostrarsi sul secondo, saltato secco Rigna, Sordini si salta da solo, palla per Coccia, vediamo che succede, c'è Tambone in profondità, servito in questo momento, punta la porta Merolla con il piede, la palla torna ancora sul capitano dei Gunners, contrasta stato regolarmente da Ducci, il pallone è sbagliato verso Lombardelli, vediamo che fa l'omba, prova a saltare Sordini, la conseguenza è che Sordini tiene la palla, la calcia in porta e con una carambola che inganna Merolla, segna il gol del 7-2. Tambone, Coccia, destro largo, Rigna chiamato in causa da un lungo lancio, arriva Russo, portiere, l'omba ha cercato un cucchiaio alto. Occhio perché Coccia ha rubato palla a Ducci, se ne va da solo contro Merolla, Coccia, cucchiaio, palo interno! La raccoglie Tambone, poi continua Tambone, destro, gol!
Il mio team vuole chiudere in attacco questo primo tempo, certo il parziale di 2-8. La cosa divertente è che appena 7 giorni fa in campionato questa stessa partita vedeva l'altra squadra in vantaggio per 8 gol a 4, però in quel momento lì. Lombardelli subisce fallo ed è libera. La battuta di Lombardelli e la parata di Mattia Russo non basta, 3-8. Pallone sfilato sul fondo, finisce il primo tempo. Goccia, salito da Ducci, fallo. Mattia Russo. Dai 10 metri, vabbè ragazzi, porca vacca, porca puttana, mi si concede il francesismo signori, mamma mia che sassata. Ancora Russo, stavolta il pallone va sul fondo. Coccia per Tambone, che prova a saltare Merolla, col destro mette fuori. Poco fa Tambone ha segnato un altro gol, purtroppo ce lo siamo perso perché è arrivato immediatamente dopo. Grande momento questo. È arrivato immediatamente dopo il gol di Mattia Russo. Non ci ha dato nemmeno il tempo di scriverlo sul taccuino, che è già arrivato il gol. C'è un cambio di portiere, Sordini va in porta al posto di Nanetti. Va detto che andrebbe fatto, intanto c'è il gol di Lomba. Andrebbe fatto solo a gioco fermo, ma dato il particolare clima lo lasciamo passare. Tambone. Pallone fuori. Mattia Russo apre dalla parte di Interlandi. Interlandi in mezzo, tre gambe tese, Kubides se l'auto alza, poi Sordini la mette giù. Mattia Russo tenta un numero inaudito, gli riesce. Russo fuori. Fuori. Ragazzi, Rigna si allarga a destra, Visconti. Arrivando Kubides sul secondo, il pallone è proprio per tracina di testa, alto. Mattia Russo col sinistro. Sordini rallunga tantissimo, Rigna, autogol di Scorpione. La sfortuna ha incoronato il suo nuovo re, Francesco Rignanese. Lombardelli, vediamo che fa, prova a saltare Visconti, invece Visconti che salta lui, poi Lomba che salta Visconti, ma alla fine arriva Sordini, se la porta via lui nel dubbio va a lanciare due dei compagni che vanno all'assalto. Coccia col destro, Merolla eroicamente, corner, la battuta è proprio da parte di Coccia, va col sinistro dentro Merolla, palla su Rigna che stava, vero sarebbe stato troppo se anche stavolta fosse entrata. Coccia poi addirittura un lob morbido sinistro che finisce sulla testa di Sordini, grande assist, grande gol. Lombardelli corto per Tracina, si tiene addosso gli avversari, entra in area di rigore, Tracina destro, parata del portiere, ancora Tracina, pallone non gli entra in porta, davvero molto sfortunato, poi difende ancora Tracina fino all'ultimo, ottiene una rimessa, Rigna va col destro, stavolta Sordini lo ferma ma resiste Rignanese, la mette dentro, Tracina si volta, destro Lombardelli, tapin aereo, la classe non è alta. Seguiamo Sordini, Nanetti al limite dell'area, vediamo cosa fa Rigna. E ha segnato Visconti, maledizione, non abbiamo fatto in tempo a prenderlo, c'è il cross in mezzo di Nanetti, tapin di Visconti. Tambone col petto, aveva calciato da molto lontano Rignanese, vedendo Tambone fuori sede, poi ha fatto un lancio, interviene Ducci che è entrato per questo finalissimo, Lombardelli, ultimo giro d'orologio, Lomba, Tracina, Lomba destro, gol! Nanetti al volo alto, che c'è messo? Lomba destro, rimbatte sulla barriera, poi Rigna, fuori, Nanetti, Coccia, probabilmente l'ultima azione Sordini dentro, Ducci. Vediamo che fa Ducci, lancia Tracina, finisce fuori, finisce la partita anche, quanto meno, sì. Picchia guardi. La mascola più forte del campionato? Portiere, proprio. Il porterone ci avemo. Dai, Antò! Buona. Era buono, dai. Bravo, Dattoli! Guarda questo quanto vuole. Sdraialo Fabri! Manu! Cumulativo? Mi sembrava attaccato al cuore. Cumula, che cazzo c'è? Lomba! Tanto lo stipendio è lo stesso. Bravo, bravo, così! Lomba! Sarà merda comunque! Quando poi esci? Già mi ha rotto il cazzo, non lo so, mi fa schifo guardate! Come cazzo fa? Gli ha fatto il cucchiaio dentro l'aria!
grande porterone, 17 tiri e 18 gol subiti. Sì. Fallo, fallo, fallo! Ma no! Ma che cazzo guardi? Era mano, regalo! Oh, era mano! Ma che cazzo guardi? Ehi! Ma che cazzo guardi? Ehi! Ma che cazzo guardi? Ehi! Ma sto lascio sh. Ma questo non era lascio, era lascio sh. Uno le fa dal centro! Oh! Cioè, faccio scorsa, che cazzo deve. Oh! Chi ha segnato il primo vostro? Boh. Omba te. Metti l'omba. Metti l'omba. No, l'omba. No, io. Ah, uno te. Ma metti l'omba lo stesso. No, no, no. Non l'ho visto! Mamma mia, quanto sei scarso! Contropiede gli ha dato qualcosa a Artracina. Largo sinistra Giovanni, largo sinistra. Andrea subito! Attaccato! Gol, gol! Momento del new team che dopo aver preso perso Fabrizio Ducci perde anche Lombardelli.
E prende subito il gol. Fedeli cerca di rientrare in campo anche se si nota come gli fa male il ginocchio destro. Adesso c'è stato anche un cambio. Merolla va in mezzo al campo mentre Kubides va sui pali. Bravo Anto! 5 minuti! Oh raga, non è gol, l'ha fatto con le mani, oh, non scherziamo con i sentimenti, eh! Non c'è punizione, sotto! Ultimazione. Ha preso un altro gol, però ricomincia come se fosse successo nulla. Attenzione, Pelato riparte con la serie di dribbling ripresa precedentemente, ma il video è stato i due interlocutori della squadra col terzo, tutto 1-2.